torniamo con insomma a parlare che insomma, il cambio degli allenatori di allenatore dà i suoi frutti al San Luca e canonicamente ritrova la vittoria dopo tre pareggi contro il Gallico Catona con la doppietta dell'ultimo arrivato, appunto il centravanti Catania. Tiene il passo a Reggio Med con la terza vittoria consecutiva contro lo Scalera di Gregorace. Importante, importantissima direi vittoria della Vigor a Locri con i fratelli Foderaro, che continua a mantenere l'imbattibilità nel torneo come il San Luca e prosegue così quell'affascinante rincorsa a quel primo posto. Ritorna il capocannoniere del campionato, un tale Antonio Russo, che regala con una doppietta dopo due pareggi la vittoria e il quarto posto in solitario al sestare a spese di una sempre forte Morrone. Non sfrutta la seconda casalinga di settimana l'isola di Renato Mancini, che impatta 1-1 contro il sempre forte Bocale, che adesso è in serie positiva da 9 turni, la squadra di Pippone La Pace. Ritrova la vittoria il San Biase grazie al nuovo arrivato, il funambolico Fulassier, contro il Soriano. Pareggio tra Trebisacce e Bovalino, che serve solo a ritrovare un punto e spezzare così la serie negativa di entrambi. Preziosa vittoria in anticipo della Paolana alla luce dei risultati di oggi contro il Cotonei, appunto, che arriva così. Gol. Oggi sono stati 22 con 6 vittorie e 2 pareggi, di cui uno esterno, appunto, alla vittoria, quella della Vigo, la Mezzia. Il totale dei gol sono per 162. Vincenzo, non ti abbiamo sentito bene, dicevi il totale dei gol? Forse devi trovare una posizione migliore perché non arrivava bene la tua voce. Arriva adesso? Sì, dicevamo. 162. Sì. 3-6-2 con 2-9-7 dell'anno scorso, che fa un totale di 65 in più. Le vittorie sono state 4. No, la media è buono, quindi che è 2,66 rispetto ai 2,18 dell'anno scorso. Le vittorie fuori casa siamo in svantaggio di 2,29 contro 31. Il miglior attacco è quello del Sestale con 41 gol, la migliore difesa è quella del San Luca con appena 7 gol subiti. Il peggior attacco invece è quello del Gallico Catona, la peggiore difesa stasera è quella del Trebisacci con 35 gol subiti. Nelle performance rispetto all'anno scorso, chiaramente sotto soffrono il Cotronei che ha 15 punti in meno rispetto all'anno scorso e la Paolana ne ha 13. La migliore performance però è quella dell'Isola Caporizzuto che oggi ha 17 punti in più rispetto all'anno scorso. Il Sestale ne ha 10. Vi ho già detto delle imbattibilità che sono sempre le solite: San Luca, Reggio Mediterranea e Sestale e Isola Caporizzuto, che poi tra l'altro San Luca, Reggio Mediterranea e Isola Caporizzuto non hanno mai perso in casa, non hanno mai vinto fuori casa il Gallico Catona, il Soriano e la Bovalinese, mentre il Cotronei è la squadra che non ha mai pareggiato in casa. La Vigor, lo sapete, ancora ti ritiene il Decon dei pareggi. Nei capocannonieri ecco qua Antonio Russo che si rivede dopo da un po' di tempo, di la doppietta allontana il Zampaglione, adesso Russo è a 17, Zampaglione è a 14, dietro hanno passi avanti Ferraro che sale a 8, Oderaro sale anche lui a 8 e Leto 7, gli altri fermi, chiaramente non contiamo anche quelli che hanno 4-5 gol al momento, che sono lontani dalla vincere questa speciale classifica dei capocannonieri. Direi che è tutto.